Quest'oggi, in compagnia del dottor Schiesaro, che è il direttore dell'unità operativa complessa di medicina interna, ci troviamo all'ospedale Orlandi, azienda ULS 22 di Bussolengo, per parlare di gestione del diabete come centro antidiabetico di questa azienda sociosanitaria. Innanzitutto, che cos'è il diabete? Cioè, mettiamo i puntini sulle i. Certamente, il diabete viene definito come la malattia dell'età moderna. In linea di massima è caratterizzato da un'alterazione del metabolismo degli zuccheri che può essere dovuto a varie cause. Sostanzialmente la classificazione del diabete lo divide in due grossi capitoli: il diabete di tipo 1, che è quello caratterizzato dalla mancanza di insulina, che è tipico anche del soggetto giovane, e il diabete di tipo 2, che veniva definito diabete dell'adulto, che invece è caratterizzato dal fatto che l'insulina è sì presente ma è meno efficace di quanto dovrebbe essere. Il risultato comunque è il fatto che gli zuccheri non vengono utilizzati correttamente dal paziente. Come è organizzato il centro antidiabetico sul territorio della 22? Dunque, l'US 22 mette a disposizione di una popolazione diabetica stimata all'interno dell'US di circa 15.000 soggetti, 4 ambulatori in 4 sedi ospedaliere diverse, ovvero sia Caprino, Bussolengo, Villafranca e Isola della Scala. In questi ambulatori operano 4 specialisti che si turnano a seconda delle esigenze proprie anche dei malati, e il centro è aperto praticamente ogni giorno, anche 2 sabati al mese, in modo tale da soddisfare la crescente richiesta da parte della popolazione. Perché è importante gestirlo? È importante gestirlo soprattutto per educare il paziente a una modifica dello stile di vita, che è una delle principali opzioni terapeutiche, se non addirittura la principale che si ha a disposizione, e soprattutto perché una corretta gestione con una corretta informazione e corretta educazione nel malato ha dei risultati importantissimi in termini di prevenzione delle complicanze gravi che possono interessare vari organi e apparati del paziente. Come avviene la gestione? Di solito il paziente ci viene inviato dal medico di medicina generale una volta che esiste una diagnosi o un sospetto diagnostico. Durante la prima visita non ci si limita ovviamente al controllo solo dei parametri di laboratorio, ma si vede il paziente nella sua globalità, cercando di vedere se esistono anche dei rilievi obiettivi macroscopici che sono indicatori delle prime complicanze che il paziente può già avere, perché il diabete è una malattia che per buona parte risulta misconosciuta e la cui diagnosi si arriva a volte con un ritardo anche di anni rispetto all'insorgenza. Nella prima visita viene fatto anche un percorso educazionale che viene fornito dagli infermieri dei centri, che sono infermieri esperti, validati e istruiti proprio per poter mettere a disposizione del paziente una corretta educazione, che ripeto è la cosa fondamentale per la vita. E quali sono i benefici per un paziente gestito? Per un paziente gestito il beneficio principale è innanzitutto la modifica dello stile di vita, perché già eliminare la sedentarietà o comunque dare delle informazioni riguardo alla corretta alimentazione significa far star meglio il malato. C'è da dire che la gestione del paziente diabetico è sempre multidisciplinare, cioè il diabetologo è sì il punto di riferimento, però attorno al diabetologo ruotano altre figure professionali che vanno dall'infermiere al dietista, all'oculista, all'angiologo, al nefrologo e quant'altro, che servono proprio per prevenire, aiutare il diabetologo stesso a prevenire le complicanze gravi che il diabete può avere. La qualità di vita? La qualità di vita quando è messa in atto una corretta gestione del diabete può essere sovrapponibile a quella del paziente sano, almeno per un lungo periodo, perché comunque sia le terapie motivazionali che quelle farmacologiche non sempre riescono ad evitare l'insorgenza delle complicanze, anche perché effettivamente risultano decisamente impegnative per il malato. Fatto sta che comunque almeno per un lungo periodo di tempo la qualità di vita può essere buona. E questa è una buona notizia.